Per qualcuno le feste natalizie sono un incubo, altro che felice Natale, questo è il periodo delle tentazioni, dei panettoni, dei pandori, di pranzi, cene, abbuffate prima, durante e dopo le feste. Per chi vuole restare in salute, mantenersi in linea, sentirsi leggero e sgonfio è un grosso problema. Che succede? Poi non si entra più negli abitini e si fanno quelle diete fai da te, privative, che sono nemiche della salute, nemiche della linea e anche dell'autostima. Secondo le ricerche, il 90% di chi inizia queste diete a Natale o i primi dell'anno, a febbraio le ha già abbandonate e si sente un fallimento totale. Siccome in tanti mi scrivete per sapere come scongiurare questo pericolo e non piangere lacrime di coccodrillo dopo le feste copiosamente, ecco, dedico a voi questo video sul mio metodo dimagrire in salute e senza dieta. Buona visione! Ciao amici e ciao amiche, state lottando da tempo contro i chili di troppo senza successo? Simone, è un'invasione, io scaccio questo grasso, ma torna sempre! Ma siete tosti e non volete rassegnarvi a sentirvi a disagio nel vostro corpo? In questo video vedremo cosa fare per dimagrire senza dieta, migliorando nel frattempo la salute e il benessere naturale. Per chi non mi conosce, mi presento al volo. Sono Simona Vignali e mi occupo di formazione e consulenza nel settore della salute naturale. Mi sono diplomata in Italia e molto anche all'estero nelle più prestigiose scuole di discipline olistiche, ma continuo a studiare ogni giorno da 30 anni. Da oltre 25 anni aiuto le persone a seguire uno stile di vita sano, scegliere l'alimentazione più adatta, fare detox e soprattutto mettere ordine nelle informazioni che possiedono. Proprio in questo modo ho fatto dimagrire ormai migliaia di persone in modo sano ed equilibrato. Che differenza c'è tra questo metodo e quello che viene proposto normalmente? La differenza sostanziale è che nel tuo metodo si guarda veramente a 360 gradi, quindi comunque alla globalità della persona. È un metodo olistico quello che tu proponi, mentre invece il metodo tradizionale ti mette la grammatura. Se per fare una colazione, alle mie tristi colazioni, avevo il tè, dovevo mangiare o delle fette biscottate, ma che non potevano essere più di due, non avevo possibilità di dolci. Il pane calibrato 30 grammi, io adesso il pane neanche lo cerco con te, Simone. Simona, quindi questo, cioè, dico, caspita, non Diverso. cerco il pane? È diverso, decisamente. Sì, è proprio un'attenzione mirata a diminuire con una dieta tradizionale, ma senza soddisfazioni, con privazioni, sei sotto stress, non vedi l'ora di finire questa dieta per dire, oddio, vado a rimangiare normalmente perché così non ne posso più. Potrei mangiare un bufalo nel momento in cui chiudo con la dieta tradizionale, mentre invece qui non ho nemmeno, cioè, non ho la motivazione per dire aspetto che finisca. Cosa finisce? Qua non finisce, perché comunque sono solo all'inizio di un percorso che già ora mi sta gratificando. Oggi vorrei parlarvi dei motivi per cui per moltissime persone è così difficile dimagrire. Vediamo subito, se dico dimagrire, quale parola viene in mente? Dieta? Esatto, e che effetto fa questa parola? Io credo di essere allergica ormai, anzi, adesso prenoto il test dell'intolleranza alla dieta. Pronto? La dieta di per sé non ha nulla di sbagliato, anzi, la parola dieta deriva dal greco antico e i medici la usavano per indicare la disciplina quotidiana necessaria per mantenersi in salute. Era un concetto olistico che includeva alimentazione, stile di vita, riposo, movimento. E su questa visione io sono d'accordo al 100%. Ma quando si parla di dieta per dimagrire, cambia tutto. Ci fanno credere che la dieta privativa sia l'unica soluzione per dimagrire. Ci raccontano che riducendo il cibo si perderà peso in pochi mesi o in poche settimane, ribaltando situazioni che magari durano da anni o da decenni. Come se la semplice restrizione calorica, così da sola, avesse il potere di fare dimagrire bene e in salute. Ma non funziona così, no? Me lo confermano tutte le persone che mi scrivono disperate chiedendomi una soluzione alternativa alla dieta. E lo sai cosa rispondo?
Se non dimagrisci, non è colpa tua, ma di tutte le false verità e false credenze che condizionano e ci fanno commettere il peggiore errore che non fa mai dimagrire. Le privazioni non fanno dimagrire, anzi, tutto il contrario. Tagliare le calorie, ridurre i grammi ed eliminare alcuni nutrienti fondamentali come i grassi buoni e gli zuccheri, alcuni zuccheri, causa danni al metabolismo, carenze nutrizionali, oltre a stress, ansia, depressione e frustrazione. Non me lo sto inventando io, ci sono diverse ricerche scientifiche che lo confermano e trovate il link in descrizione. In più, toglie il piacere del cibo e aumenta il desiderio di sgarrare, per cui a un certo punto non si dimagrisce più con nulla, anzi si torna a ingrassare inesorabilmente. È scritto. Non ha senso ridurre il cibo e stare male. Quello che bisogna fare invece è educarsi al cibo e stare bene. Per dimagrire in salute, come naturopata, educo le persone a introdurre più nutrienti, paradossalmente mangiare in modo più variato, completo e soddisfacente. E aiuto anche a introdurre la gioia di vivere, la forza interiore, il piacere di avere cura di sé, attraverso uno stile di vita sano, piacevole e rigenerante. Normalizzarsi con gioia. Ma io tutte queste informazioni le ho, solo che c'è troppa roba, vado in confusione, non so da dove cominciare e mi blocco da sola. Lo so, per questo servono due fattori fondamentali senza i quali è impossibile farcela da soli. Uno, bisogna seguire un programma olistico con dei passaggi ordinati e prestabiliti. Due, bisogna farsi seguire passo dopo passo da una persona esperta che sappia mantenerti motivato e rispondere in diretta tutte le tue domande e i tuoi dubbi. Io l'ho preso come un corso, diciamo, no? Tra virgolette. Ogni settimana c'era una cosa nuova da studiare, poi inserire, conoscere e poi applicare. E pian pianino tu formi la tua personale. Anche questo incontro settimanale nostro è stupendo, perché poi diventa un'amicizia, no? Risate, Barbara. Veramente riso, sì, è diventata un'amicizia anche per me, insomma, ci tengo molto. Poi sì, sì, era troppo bello, veramente. Sì, sì. Io consiglierei a tutti questo corso proprio, questo corso, ormai lo chiamo corso, Simona, non ce la posso fare. Ecco perché ho creato un percorso dove ti seguo da vicino, vicino vicino, e ti aiuto a impostare il tuo personale stile di vita pro dimagrimento. Dura 3 mesi e ribalta la tua idea di dimagrimento, di cibo, di salute e di benessere. A questo punto puoi fare 2 cose, anzi 3. 1. Puoi guardare il mio webinar gratuito dove spiego in dettaglio, in profondità, tutti gli argomenti toccati in questo video. È gratis e si accede lasciando la tua mail dal link in descrizione. 2. Puoi mandare subito la tua richiesta per essere seguita da me personalmente. Per poter seguire le persone da vicino con molta attenzione, ogni mese seleziono un piccolo gruppo di candidati e li aiuto a raggiungere i loro obiettivi di dimagrimento con il mio sistema olistico. Spiego tutto nella pagina dedicata che trovi nel link qui sotto e ti invito a guardare anche le testimonianze di chi ha già raggiunto i suoi obiettivi e come ce l'ha fatta. E la terza cosa da fare qual è? Ah, giusto, 3. Non fare niente e continuare a lamentarsi. Quindi se vuoi dimagrire non come ossessione ma come naturale conseguenza di uno stile di vita sano, segui il link qui sotto e mettiti subito in contatto con me. Noi ci vediamo nel prossimo video, nel frattempo, ma sempre più trendy e sani e in linea con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!